Nozze d'argento per il Trani Film Festival che, partito da Barletta mercoledì 13 dicembre, vede arrivare nelle tre perle della Batte registi di fama internazionale. L'evento curato dal direttore artistico Beppe Sbrocchi e realizzato nell'ambito della Puglia Cine Festival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, il patrocinio di Amnesty International, il Comitato Pari Opportunità, Ordine degli Avvocati di Bari. Motivo d'orgoglio è quello di essere riusciti a riunire le tre città capoluogo della provincia, che diciamo, può sembrare semplice, come dire, da un punto di vista come dire, lontano, ma invece c'è bisogno di un impegno e di un lavoro che spesso è lungo 12 mesi. L'auspicio è quello anche di poterlo allargare successivamente a tutta la sesta provincia e quindi siamo molto contenti di questa. L'intenzione dunque è di sperimentare altre location, oltre al cinema di Barletta, la Sala Roma di Andria e l'Auditorium Polo Museale di Trani, così da portare temi importanti e sensibilizzare il pubblico in termini creativi, tecnici e di contenuti riconosciuti a livello internazionale, come è accaduto per il regista siciliano Pasquale Scimeca a Barletta con il suo Balloon, che narra le vicissitudini di due giovani fuggiti dall'Africa. Quando siamo arrivati in Africa, in Sierra Leone, che è uno dei paesi più poveri dell'Africa, ma anche più poveri del mondo, ci hanno ospitato i missionari, i padri Giuseppini del Muriardo, quindi stavamo da loro e attraverso, diciamo, i missionari abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con i villaggi e con la gente. I missionari sono molto amati in Africa perché loro dicono che i bianchi vengono qua per due motivi, il business, i soldi. E Dio. I missionari sono quelli che vanno lì per Dio, quindi non per soldi, quindi sono amati per questo. E quindi attraverso, diciamo, questa mediazione siamo riusciti poi a entrare proprio nel cuore delle persone di questo villaggio dove poi andavamo ogni giorno, che si chiama Roccia in Mend, e poi, diciamo, da lì è nato. Io avevo già una sceneggiatura, però, che poi ho buttato via, e da lì poi invece ho costruito il film in relazione a quello che stava succedendo, in relazione alle esperienze che ho fatto lì. Gli appuntamenti proseguiranno sabato 16 dicembre a Trani e ad Andria. L'intero programma è consultabile sulle pagine social e sul sito di Trani Film Festival.